chiesto di intervenire il consigliere Frongia. Presidente, sindaco, colleghi, illustri ospiti. Le Olimpiadi sono una grande opportunità per una città e per i suoi cittadini. Sono una straordinaria opportunità. Lo sono per una qualsiasi città normale. Questa non è una città normale. A proposito di citazioni, il successo non consiste nel non commettere gli errori, ma nel non fare lo stesso errore una seconda volta. Eppure a Roma questi errori li abbiamo fatti diverse volte, numerose volte, per decenni. Tralasciando per brevità le Olimpiadi del 1960, mi posiziono direttamente sui mondiali Italia 90. Le cifre corrette sono queste: il mutuo che paghiamo è di 61,2 milioni di euro all'anno, bilancio di previsione 2015 di Palazzo Chigi, e all'epoca il budget è stato sforato dell'84%, vale a dire sono stati spesi 7.230 miliardi di euro, con la rivalutazione oggi sarebbero 7 miliardi e mezzo, cioè una spesa superiore a quella per il Sudafrica, i mondiali del 2010. È bene ricordare queste cifre proprio per non commettere gli stessi errori. Cosa ci hanno lasciato i mondiali del 90? Una serie di opere incompiute a Milano, Napoli e Bari, ma anche a Roma abbiamo qualche ricordo. Il grande raccordo anulare, che avrebbe dovuto ricevere un forte impulso da questo grande evento e invece ancora oggi ha dei tratti in rifinitura. Il terminal Ostiense, un gioiello, sarebbe dovuto essere. Ebbene sì, è stato inaugurato, ha funzionato per ben 20 giorni. Stazione di Farneto, 15 miliardi di lire e che ha funzionato per 7 giorni e da allora non funziona più. Giubileo 2000, tralasciamo il fiume di soldi che il Comune, la Provincia, la Regione e lo Stato hanno dato per questo evento e in molti casi senza alcuna ricaduta per i cittadini romani. Vogliamo ricordare una promessa dell'allora sindaco, del precedente sindaco, Rutelli, nel 95, quando promise il completamento della metro C entro il Giubileo, ma non specificò effettivamente quale. Entro il Giubileo del 2000, noi crediamo, ma metro C che non sarà pronta nemmeno per i prossimi Giubileo. Ancora, mi avvio a conclusione, mondiali di nuoto 2009, oggi sentiamo, secondo alcuni colleghi, essere stati un successo. Allora, città dello sport, Calatrava, 60 milioni di euro era il costo iniziale, siamo arrivati a 660 milioni di euro. È un'opera che resterà per sempre incompiuta e si vede anche dalla Luna. Il polo natatorio di Ostia, che è stato aperto ed è funzionato per 19 giorni, e quello di Valco San Paolo, praticamente crollato e distrutto. Adesso ci stanno lavorando. Per quanto riguarda il polo natatorio di Ostia, visto che mi è stato sollecitato anche dai colleghi, ricordiamo anche che il bando del Campidoglio, allora, nel 2007, fu affidato a un consorzio, lo Stabile Novus, il cui direttore, diciamo l'imprenditore di riferimento, che è il direttore della società per azioni del gruppo, è lo stesso che la notte del terremoto dell'Aquila rideva allegramente, contento del disastro, contento per la ricostruzione, e poi e dopo condannato in primo grado per l'appalto alla scuola per marescialli a Firenze. E infine Roma 2020, il grande Pietro Mennea, i suoi 19 e 72 ancora ci emozionano, riuscì fortunatamente a convincere l'allora Presidente del Consiglio Monti, il quale bloccò la giunta, la precedente giunta. E noi ancora ci chiediamo quanto sia costata quell'iniziativa abortita in termini di creazione di un ufficio ad hoc, la promozione, consulenze, viaggi all'estero, gadget, progetti e metaprogetti, spot televisivi, radiofonici e testimonial. E poi infine la città oggi e in passato, e temiamo anche nel futuro, visto qual è il lavoro svolto in questi anni,
non è adatta ad ospitare i giochi paralimpici. Roma è ostile nei confronti di chi ha disabilità. Questo non lo dice il Movimento 5 Stelle. Accompagnate un disabile da una parte di Roma all'altra e sarete d'accordo con noi. Quindi con questo poco invidiabile curriculum, Roma, a nostro avviso, farebbe bene ad abbandonare ogni ipotesi di candidatura e invece concentrarsi sul ripristino della legalità, sulla trasparenza, sui reali bisogni dei cittadini e anche a completare tutte queste opere incompiute.